Buonasera a tutti gli amici dello Zoccolo Duro e ben ritrovati da Stefano D'Ambro per quanto riguarda oggi sempre la Juventus. Poi si stanno giocando l'ultima partita di Serie B tra Empoli e Entella, quindi poi ci vedremo prestissimo per quanto riguarda anche la Serie B. Ma oggi ha giocato ancora la Juve, la giornata di campionato, partita così. Inizialmente sembrava anche abbastanza semplice sulla carta, visto che incontravamo un Udinese che arrivava da tre sconfitte consecutive, quindi tendenzialmente non doveva destare grossi problemi, anche se la Juve ha avuto una partita molto importante in settimana, appunto a Londra contro il Tottenham, e quindi di conseguenza era un impegno che poteva magari presagire alcune difficoltà. Invece è stata una partita abbastanza agevole per la Juve, in quanto Allegri ha attuato un turnover, diciamo, giusto, soprattutto in alcuni reparti dove è possibile farlo, perché ricordiamo che la Juve ha diverse assenze, soprattutto nel reparto offensivo, quindi in difesa e a centrocampo ha avuto la possibilità di fare un po' di turnover. E turnover che ha mantenuto sempre il 4-3-3, che ormai è un modulo quantomeno di partenza, visto Londra, a cui Allegri si vuole affidare, mettendo appunto Szczęsny in porta al posto di Buffon, schierando Rugani, De Sciglia, Samoa con il solo Chiellini titolare, e poi a centrocampo il solo Khedira con Sturaro e finalmente Marchisio, perché finalmente anche Marchisio ha avuto la possibilità di giocare 90 minuti. Beh, che partita è stata? È stata sicuramente una partita dove la Juve all'inizio ha un po' patito l'enfasi dell'Udinese, chiaramente l'Udinese è un pochino più riposata, un pochino più fresca rispetto appunto alla Juve, anche comunque purtroppo settimana scorsa l'Udinese non ha giocato perché era la squadra proprio coinvolta nel dramma Story, visto che purtroppo Davide ci ha lasciato a Udine. E quindi insomma invece la Juve che aveva giocato sabato scorso con la Lazio, in settimana appunto come ho detto prima col Tottenham, quindi comunque una Juve un pochino più sulle gambe rispetto appunto all'Udinese. Infatti i primi minuti, come vi dicevo, l'Udinese è stata più pericolosa, un brutto fallo di Chiellini su Yanktov ha causato una punizione che poi Adnan ha battuto bene e che Szczęsny ha messo in calcio d'angolo, poi comunque proprio in generale il possesso palla dell'Udinese è stato migliore rispetto a quello della Juventus, finché poi c'è stato un ribaltamento di situazione a favore della Juve, quindi un lancio dove Higuaín ha tenuto bene, è stato fatto fallo su di lui da Angella, direi abbastanza imbarazzante la prestazione del centrale dell'Udinese, e quindi punizione su di ormai diventata la zolla di Bala, perché ha messo giù la palla Paulino, detto da me viene un po' di mal di stomaco, comunque ha messo giù la palla e l'ha messa là sotto l'incrocio. Ormai non è più una sorpresa, ma è diventata quasi un'abitudine, perché su quello nulla da dire, assolutamente punizione impeccabile sotto l'incrocio, Juve in vantaggio, quindi anche tutta una serie di meccanismi che si attivano in maniera positiva nel favore della Juve. Non è cambiata di molto la partita, anche perché comunque la Juve si è presa un pochino più campo, ha cominciato a giocare un pochino meglio, ha creato anche qualche occasione in più, ma non è stata una gran Juve, cioè è stata una Juve vista un po' anche le settimane scorse, quindi una Juve un po' lenta, poco incisiva, eccetera, eccetera. Diciamo che è una Juve che più che di squadra ha sfruttato un po' il buon movimento e il buon momento dei singoli, oggi su tutti Dybala, perché appunto ha procurato anche poi un calcio di rigore che Ciccio Higuaín ha sbagliato, non l'ha tirato male, però Bizzarri gli ha intuito il tiro e quindi l'angolo, e quindi ha fatto una bella parata su appunto il rigore di Higuaín. E poi a fine del primo tempo Chiellini poteva portare la Juve in vantaggio sul 2-0. Scusate, raddoppiare il vantaggio sul 2-0. Invece è uscita di poco. Bene, poi nel secondo tempo invece la Juve ha giocato un pochino meglio, ha preso un pochino più campo, ha completamente annullato l'Udinese, quindi l'Udinese non ha mai superato la metà campo nel secondo tempo, finché poi addirittura è arrivato anche il secondo gol. Lì complimenti a Higuaín, perché gli è arrivata la palla, lui ha tenuto bene la palla e con un bel passaggio smarcante ha messo davanti alla porta Dybala, che di destro
ha segnato. Dopo il 2-0 è stata una partita veramente noiosissima perché la Juve non ha assolutamente premuto sull'acceleratore, ma anzi, si è ben chiusa e gestito bene anche un po' quello che era il risultato. L'Udinese di questo periodo è un po' poca cosa, quindi poi fondamentalmente la partita è finita al 60esimo sul 2-0 e da lì praticamente non c'è stato niente da commentare, perché è stata una classica partita dove la Juve, quando va in vantaggio per 2-3 gol, poi si chiude dietro, gestisce un po', cambi e quant'altro. Quindi una vittoria che dà continuità, soprattutto anche perché non abbiamo subito gol per l'ennesima partita, quindi anche sotto quel punto di vista. L'ultimo gol subito è l'ultima di andata contro il Verona, tra l'altro dell'ex Casares, quindi insomma diamo continuità anche sotto quel punto di vista. Andiamo a 2 punti sopra il Napoli con le stesse partite giocate, perché il Napoli gioca stasera con l'Inter, mentre noi recupereremo con l'Atalanta mercoledì in settimana, quella partita annullata per neve. Quindi per il momento mettiamo anche pressione a Napoli, visto che comunque stasera non gli aspetta una partita semplicissima, dato che giocherà a Milano contro l'Inter, e quindi non è sicuramente una partita semplice. Non che la nostra di mercoledì lo sia, anche perché sicuramente Gasperini non farà la formazione lascia passare, come tanti hanno detto, di due domeniche fa. Quindi sicuramente sarà una partita difficile per la Juve, quella di mercoledì contro l'Atalanta. Però adesso poi ne parleremo più avanti. Devo dire che questo atteggiamento della Juve mi piace e non mi piace, perché mi piace il fatto che comunque abbia chiuso la partita dopo un'ora e poteva chiuderla anche prima se Higuaín faceva il rigore. Non mi piace il fatto che però non è mai un gioco da Juve, perché fondamentalmente, cioè, giochiamo sempre un po' all'italiana, tanto per dire, nel senso che aspettiamo l'avversario per poi partire in contropiede. Questa cosa non critico Allegri, perché ci mancherebbe, nulla da dire sull'operato di Allegri, però con i giocatori che abbiamo vorrei vedere una Juve un pochino più arrembante, un pochino più sul pezzo. Cioè, a me piacerebbe vedere una Juve che vince 3-4-0 più che questo 2-0 su un calcio di punizione e un'invenzione di Higuaín, eccetera, eccetera. Ecco, secondo me i reparti a volte non sono ben uniti, ma sono un po' staccati. Però, vabbè, questo si vedrà poi col tempo, soprattutto con avversari anche un pochino più di consistenza. Quindi, niente, portiamo a casa questi 3 punti, mettiamo un po' di pressione a Napoli e soprattutto abbiamo la consapevolezza adesso che siamo padroni del nostro destino, perché se noi continuiamo a vincere, comunque fare risultati positivi, non dobbiamo più sperare che Napoli non vinca o che Napoli non faccia risultato, perché adesso siamo noi i padroni del nostro destino. E questa era la cosa più importante, secondo me, anche perché storicamente la Juve prende più forza e più consapevolezza quando ha gli altri dietro e non quando deve inseguire. Quindi bene così. Altro da dire non ne ho, quindi andiamo avanti così. Sabato prossimo, mercoledì l'Atalanta, sabato prossimo la Spal a Ferrara, quindi due impegni che sulla carta dovrebbero essere agevoli. E soprattutto andiamo avanti con la mentalità giusta di poter far bene su ogni fronte dove siamo impegnati. Volevo spendere la fine del mio video, sempre per Davide. Oggi ha giocato la Fiorentina. E quando tutti quanti dicono che il calcio è uno sport, è un gioco, che sono 22 fessi che corrono dietro un pallone, vorrei solo dire che oggi la Fiorentina ha vinto 1-0, ha segnato Victor Hugo, che è il sostituto di Astori, che ha la maglia numero 31, Astori aveva il 13, e ha segnato alle ore 13, perché la Fiorentina giocava alle 12:30. Bah, fate voi se il calcio è veramente solo uno sport o se magari qualcosina di più. Un bacio alla famiglia Story e un saluto a tutti voi. Ciao ragazzi!